Guarda, partiamo da un principio. Per me il rugby è uno stile di vita. Per me il rugby, attorno al rugby si gioca un po' la mia vita negli ultimi 32 anni. Quindi le scelte che ho fatto sono tutte in conseguenza di certe situazioni e la scelta che ho fatto darà ovviamente, darà ovviamente delle conseguenze in futuro. Quella che è la mia scelta oggi come oggi è la mia volontà di giocare, sicuramente, al di là di tutte quante le vicissitudini passate, e ho trovato un gruppo aperto, che è quello degli Aironi, per poter giustamente tornare in campo, quindi non è stata una cosa forzata assolutamente. C'è stato spazio per le scelte differenti, ti ripeto, un insieme di situazioni hanno fatto che io potessi optare soprattutto per una scelta italiana, in questo caso gli Aironi. Cerco di fare delle scelte anche misurate, oltre a quello che è il rettangolo di gioco, anche quello che c'è attorno a me. Quindi ho iniziato già questa mattina con il gruppo in maniera globale, insomma. Io ritorno alla Coppa del Mondo, ho avuto un grosso periodo di allenamento insieme all'ex Marco. Quindi un incremento della preparazione che era stata creata per la Coppa del Mondo, quindi comunque nelle settimane è stata comunque protratta questa preparazione, poi alleggerita e portata fino a queste settimane. Quindi ho ripreso da stamattina in maniera al 100%, insomma, il lavoro col gruppo. Lo conoscevo di nome, l'avevo incontrato qualche settimana fa, ma in maniera molto casuale. Ci ho parlato un po' stamattina, ha uno spirito positivo e ha voglia di trovare il modo di rialzare le performance in queste ultime settimane. Credo che quello che qualsiasi allenatore vorrebbe, un nuovo giocatore che comincia a far parte, che viene a far parte della propria squadra, è di portare la motivazione, insomma, la propria motivazione di, in qualche maniera di farla, di passare questo messaggio positivo. Insomma, credo che qualsiasi allenatore chiederebbe questo al nuovo innesto. Secondo te, è un problema mentale adesso, fisico o tutto un complesso di... Ci sono una serie di problemi che sono venuti a galla in un momento dove abbiamo tra l'altro anche una decina di infortunati, dove ci sono tante trasferte in fila, quindi uno stress anche fisico, ma soprattutto mentale, che ci porta in una condizione che non è ottimale. Però noi abbiamo delle responsabilità oggettive, a partire da me, a partire dal management, e quindi riteniamo che questi momenti durissimi si possono scavalcare solo con la perseveranza, la continuità e l'amore del lavoro che tutti i giorni comunque viene messo sul tavolo. Ok, non ci resta altro che ottenere risultati. Abbiamo toccato il fondo e quindi speriamo davvero di rialzare. Ecco, l'avete sentito, abbiamo toccato il fondo, l'ha detto il presidente Luigi, toccato il fondo per risalire, il primo gradino, diciamo, è stato l'arrivo di Mauro Bergamasco, posto che non ha la bacchetta magica, posto che è stato un grandissimo campione, è un grande campione dalla carriera, ovviamente non siamo certo qua noi a snocciolare i numeri, cosa può portare il flanker azzurro a questi Aironi? Allora, io penso, beh, innanzitutto penso che l'arrivo di Mauro Bergamasco sia importante appunto da questo punto di vista perché può dare una sferzata, indubbiamente, ritrovando Masi, ritrovando Bortolami, ritrovando Perugini, Ongaro, eccetera, ho citato i suoi compagni I di suoi squadra in compagni, certo. nazionale, questo può essere uno stimolo per tutti, anche per quei giovani di cui abbiamo parlato prima. Poi Sì. l'operazione Mauro Bergamasco è anche un'operazione di marketing, adesso non dobbiamo nasconderci dietro un dito, chiaramente è un'operazione che è stata studiata in concerto con la Federazione Italiana Rugby, naturalmente, anche per dare maggior interesse su una squadra, su una franchigia come quella degli Aironi, che purtroppo l'interesse lo sta perdendo. È gioco forza, quando non hai risultati è evidente che ti abbandonano un La po' gente ti tutti, segue a meno, parte lo zoccolo certo. duro dei Beh, tifosi, chiaro che sono solo ovviamente, da. però
Ma non è facile, insomma, è chiaro che il prodotto fondamentale di una franchigia come quella degli Aironi viene direttamente dal campo, in poche parole, no? Se devi vendere una cosa, devi vendere soprattutto una cosa vincente. E tutti ci auguriamo, auspichiamo che Mauro possa dare un apporto importante in questo senso. Sottolineare quello che diceva Luigi, anche il fatto che oggi c'erano molti giornalisti e quindi molto interesse attorno a questo atleta, a questo nome che ha caratterizzato in modo positivo gli ultimi anni, forse l'ultimo decennio della nazionale italiana. Alla grandissima, devo dire, forse al di là anche del marketing, restando anche in campo da un esempio non indifferente, comunque caratterialmente è sempre stato riconosciuto come uno che non è difficile molle. Che molli, no? È vero, quello può essere sicuramente uno spirito importante da portare come dote per un atleta importante come Mauro Bergamasco che anche in esperienza internazionale, sì. Ce ne sono altri perché sì. Lo stesso Masi, Ongaro vengono da Bortolami, tutta gente che però potrebbe, come diceva giustamente Luigi, un attimo rinverdire quella che è la propria posizione qui in seno agli Aironi, proprio grazie all'arrivo di questo che era un componente fondamentale di quel gruppo della nazionale, sì. O lo è ancora perché a tutti gli effetti rientra ancora nei piani anche del nuovo CT, esatto. Luigi, dicevi, può portare la scossa, chi è che deve pigliarla sta scossa? Cioè giocatori, c'è uno staff tecnico, credo che gioco forza anche lì bisogna che lo staff indubbiamente deve ricostruire il gruppo, in poche parole, e non è facile perché lì non sono sufficienti le capacità, le doti tecniche dei componenti dello staff, ci vuole della psicologia indubbiamente, e qui da questo punto di vista chi dà la carica in campo dà l'80% di quello che significa questa ricostruzione della mentalità, del gruppo, dell'attaccamento, della voglia di vincere, di giocare, insomma, ecco. Quindi riprendere questo atteggiamento, anche la voglia di giocare, come diceva Mauro Bergamasco nell'intervista, lui ha detto chiaramente che dopo parecchio tempo che non gioca ha una grandissima voglia di tornare a confrontarsi ad un livello alto, altissimo comunque, certo, ovviamente. E quindi questo suo entusiasmo e voglia di tornare a giocare a questi livelli può essere veramente quello che manca invece o che è venuto meno nei confronti degli altri giocatori, sia i suoi compagni di squadra di nazionale, sia i giovani, i tanti giovani che comunque hanno giocato quest'anno abbastanza e si sono comportati chi bene, chi un po' meno bene, ma comunque hanno acquisito esperienza intanto in questa prima parte del torneo. Mauro Bergamasco, peraltro, anche quando l'abbiamo preannunciato che sarebbe arrivato, comunque che c'era questa trattativa, dicevamo l'importante è che lui abbia gli stimoli. Io forse ritorno un attimo indietro, forse non è neanche tanto un problema di stimoli, perché secondo me dal momento in cui lui scende in campo, per com'è, darà tutto. È proprio una questione di anche condizione fisica. Sì. Il miglior Mauro Bergamasco, nella miglior condizione fisica, potrebbe veramente dare tanto a questi Aironi. Certo. Tirarlo nuovo in sostanza, no? Dici anche è che se il tempo purtroppo non è molto, non lo frega nessuno il tempo. Luigi, abbiamo sentito anche una breve battuta da parte di Franco Toni, che ha fatto una sorta tra virgolette di mea culpa, anche a livello di management dobbiamo guardarci un po' negli occhi uno con l'altro e capire, ma se tu dovessi imputare qualcosa al management degli Aironi, cos'è che secondo te hanno sbagliato, se hanno sbagliato qualcosa? Ma qui il discorso si fa un po' complesso perché, come dicevo prima, sicuramente c'è un grosso condizionamento federale, questo lo sappiamo tutti, certo. Nel senso che manca giustamente la federazione che contribuisce per la sua parte, no? Lato economico della franchigia, certo, sì. Però ha delle opinioni anche per quanto riguarda la squadra e ci tiene che vengano rispettate insomma, quindi certi giocatori devono giocare, quindi, per cui questo potrebbe diventare, non dico una forma di attrito, anche se soprattutto per quanto riguarda gli Aironi la concertazione, chiamiamola così, con la FIR è sempre avvenuta in maniera abbastanza tranquilla, c'è stato qualche motivo di contrasto
se vuoi, col discorso della regola dei tre stranieri, dei ruoli, sì, che è stata messa un po' in corso d'opera, ruolo, certo, ma alla quale poi mi sembra che gli aironi si siano adeguati. Quindi il management, a mio avviso, se c'è un errore da imputare, ma lo dico assolutamente da osservatore esterno, sì, 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 certo, può essere quella di non aver avuto, diciamo, una non dico il pugno di ferro, ma comunque di aver avuto una personalità un po' più consistente nei confronti di quelle che erano gli indirizzi, le indicazioni della federazione. Ho capito. A mio avviso, poi naturalmente criticabile tutto, per cui... E allora da questo punto di vista un po' le cose sono andate così, sono lasciate andare. Tony diceva che sicuramente poi anche quest'anno qualche infortunio in più che non ci voleva è venuto a complicare ulteriormente la situazione, e ti trovi in questa situazione non facile. D'altra parte Tony ha detto, ha fatto lui mia colpa, insomma, che alcune responsabilità ce le hanno anche sia il manager che lo staff tecnico. Certo. Andiamo in pubblicità, è ora di fare la nostra seconda sosta, torniamo tra poco con l'ultima parte di Pallovale.